Ebbene, amici fratelli della congrega, ieri sera ho visto, già lo vidi tanti anni fa, ma a spezzone non ne completai la visione, il bacio della donna ragno, da me qui, preso in questione e la seguente video recensione. Allora, non mi interessano gli aneddoti di questo film. Ne è pieno, no, riguardanti, concernenti la mia vita rocambolesca e le vicissitudini della mia strada interrottasi l'altra sera per via di un incidente stradale. A parte le ammaccature al mio animo, le ferite esistenziali e le rotture, sinceramente, di coglioni. Perché bisognerà sborsare soldoni, ritorniamo in carreggiata. Ebbene, oggi per i nostri racconti di cinema, a distanza di circa una settimana dalla scomparsa e dipartita, non mi piace questo termine, ma l'ho utilizzato, di William Hurt, deceduto ahinoi nel giorno del 13 marzo scorso. Controlleremo se quello, il giorno questo. Appena detto il giorno esatto, disamineremo il bacio della donna ragno, film per il quale vinse meritatamente l'Oscar in virtù della sua splendida prova recitativa, assai intensa e recitata magnificamente, aggiudicandosi anche il prestigioso premio di miglior interprete maschile al Festival di Cannes. Spesso avviene questo, chi ha vinto il miglior attore a Cannes, pensiamo a Jean Dujardin, ecco, tra l'altro francese, lì alla Montreux de Morges, poi vince, e sconfiggendo fra gli altri durante la notte delle stelle degli Academy Awards i ben quotati e parimenti eccezionali Harrison Ford, attenzione alla sua prima storica, estremamente unica nomination della sua stellare, guerra stellare, carriera, non si presentò perché fu dato per favorito prima, poi negli ultimi giorni, insomma, le sue quotazioni furono molto in ribasso. The Witness, il testimone di Peter Weir, il superbo Jack Nicholson, fra gli altri anche James Garner, dell'onore dei prizzi. Ci rimase molto male, guardate quella clip. C'era anche Angelica Houston, sua compagna storica e sua compagna anche nel film del padre. John, agguantando inoltre il primato, potremmo dire epocale e importante, miei primati, che è una cosa diversa, mie scimmiette, di essere stato il primissimo attore nella storia del cinema a vincere la succitata statuetta dorata incarnando il personaggio di un omosessuale. Ciò si sarebbe ripetuto qualche anno fa, vinse per Dallas Buyers Club Jared Leto, anche se transessuale, transgender, vabbè. Allora, il bacio della donna ragno, da confondere naturalmente con Spider-Man, The Amazing Spider-Man, mi stavo già incartando nel parlare. Allora, dopo il bacio della pantera, Cat People, il bacio della donna ragno, Kiss of the Spider-Woman, è una pellicola della durata di 2 ore nette, diretta al compianto Hector Babenco, quello di Giocando nei campi del Signore. Non ha una filmografia così ampia, però qualche film rilevante sicuramente c'è. Sceneggiata da Leonard Schrader, prima ho citato brevissimamente Il bacio della pantera, che è di Paul Schrader, anche sceneggiatore, Taxi Driver. Questo è Leonard, che adattò, allora, pantera da non confondere col ghepardo, leone, Leonard. Allora. Che ha adattato molto liberamente il romanzo omonimo di Manuel Pig, quindi oltre alla pantera c'è anche il maiale, no, Pug, è interpretato mirabilmente, come poc'anzi dettovi, da un Hurt ispiratissimo. L'H qui va aspirata, come in Heat, Hurt ispiratissimo, e da un altrettanto sorprendente Raul Julia, o Giulia, quello della famiglia Adams, e di tanti grandi film in quel periodo, anche lui non una filmografia ampissima, morto abbastanza precocemente, oltre che da una sensuale conturbante avvenente Sonia Braga. Quest'ultima, campeggiante, stilizzata e misteriosamente fascinosa nell'avvolgente poster internazionale, a sua volta estremamente seducente e ammantato, diciamo, d'atmosfera caldamente onirica. A proposito di cose internazionali, ecco, questo Babenco, regista brasiliano, infatti la vicenda ambientata in carcere del Brasile, non ben identificato, ma chissà,
Ecco, è una storia intimista, molto romantica, molto bella, bellissima, che serve ad esempio al cinema odierno italiano. Anche se vengono realizzati film a volte ambientati nelle carceri, nelle comunità, storie di marginalità, di emarginati, eccetera, eccetera, i nostri prodotti non sono prodotti, i nostri film non sono esportabili. Perché? Perché sono sempre, diciamo, ascritti, a una poetica che non interessa quasi a nessuno, forse neppure ai registi che non vi credono nelle loro storie. Invece questo film fu candidato miglior film, miglior regia, eccetera, eccetera, ok? Allora, proseguiamo, andiamo avanti speditamente, nella speranza di non incorrere più in qualche grave incidente. Enunceremo per voi la trama, plurale maiestatico, estrapolandola dal dizionario Morandini, a cui apporremo, fra parentesi, i nomi degli attori. E fra parentesi, una nostra precisa osservazione, in quanto, oltre che pertinente, nella sua secca sinteticità sibillina e nel suo corretto giudizio brevissimo ma centrato appieno e corrispondente in toto, cioè totalmente con la nostra opinione a riguardo, condensa esattamente il senso dell'opus di Babenco, non sciupandovi con spoiler inutili le belle sorprese emozionanti e commoventi che nell'arco della sua narrazione sfaccettata e intrecciata meravigliosamente incontrerete frequentemente, rimanendone, ne sono convinto, estasiati e magnetizzati. Se avete un po' di gusti non necessariamente sofisticati, perché Il bacio della donna ragno, pur essendo oramai un film dell'85, quindi facciamo un po' i conti, 95, 2005, 2015, siamo nel 2022, quindi dunque di quasi, penso poco, 40 anni fa, non è affatto datato, anzi, che data è oggi? Le date sono importanti, ma anzi, profuma d'estetica, celluloide, nostalgicamente stupenda e adamantina nella sua forma più nitida. Allora, le parole testuali del Morandini. Tra l'altro, in un carcere brasiliano Molina, la virgola nel testo. Link in descrizione, l'ho inserita io. Molina Hort, omosessuale condannato per corruzione di minorenne, è in cella con Rodolfo Valentino. Con Valentin, comunque bellissima quella pornatrice Cleo Valentin. No, vabbè, Giulia, così accreditato nei titoli di testa come d'altronde anche La Braga, senza quindi accenti particolari. Questa Cleo, fra l'altro. Spider-Man, Batman, ha un tatuaggio, ecco. Vabbè, ne ha molti. Politico ribelle, questa qua è molto bella. Allora, si vorrebbe usare il primo per avere informazioni dal secondo. Intanto gli racconta chi, il soggetto qual è, questo Molino, i film che hanno deliziato la sua giovinezza, romanzandoli un po', poetizzando, arti ipnotico, un po' alla falotico. Ecco, tra i due si produce uno scambio. Il lato debole del film è la visualizzazione dei racconti con La Braga, la sua forza nel rapporto fra i due personaggi, nel clima di morbida ambiguità che si crea tra loro. Poi si arriverà al climax, nella Valencia, oggi in Spagna, a proposito di Giulia, origini spagnole o di dove era, parlava in spagnolo, comunque, gioca il Valencia, nella Valencia dei due interpreti. Discordiamo però col Morandini in merito al fatto che le suggestive digressioni in cui si visualizzano, vengono visualizzate le scene del film, in particolar modo di quello centrale, esposteci dal personaggio incarnato da Hart e rivolte al suo compagno di cella, rappresentino una debolezza strutturale dell'opera da noi qui presa in questione e analisi, mentre quella Valentin prende anche in. No, sono invece soavemente delicate e volutamente naif, cioè ricercatamente artificiose secondo l'accezione migliore. Incantate, deliziose, sanamente ingenue, tra parentesi, assai poetiche, di finissimo gusto estetico e non solo. La Braga, molto bella qui, da far calare le braghe. Allora, interpreta tre personaggi. Questa Leni Rodolfo
Cioè, no, no, lei mai so, cioè, ovvero la diva, cioè, tutto un gioco. Alla Rita Hayworth, a proposito di Rita Hayworth, a proposito di due carcerati, questo Julia, un po' meticcio, un po' con questa carnagione olivastra, quasi nero come Morgan Freeman di The Shawshank Redemption, di Frank Darabont. Un altro film, diciamo, carcerario, il miglio verde, vabbè, è lì Tim Robbins, e anche lì ovviamente c'entra Rita Hayworth. Rita Hayworth, del film immaginifico, forse anche immaginario, forse non esiste se non nella sua fantasia, per evadere, ecco, tutto questo gioco, abbiamo detto, straordinario, ecco, evadere dal carcere, ma anche mentale. Lui discriminato, oltre che incriminato, raccontatoci da Molina. Marta, anche se c'è quella lettera d'amore, c'è un altro nome, l'amante perduta per sempre, soltanto poi vagheggiata di Valentin, e la donna ragno del titolo. Quindi tre personaggi per la Braga, che altri non è, forse, se non Marta stessa. Madonna Ragno, in versione filmica metacinematografica, fantasiosamente idealizzata. A proposito di metacinema, fra poco vi dirò, malgrado qualche eccesso didascalico, anche manicheo nell'ultima mezz'ora, alcune forzate però al contempo inevitabili, prevedibilità nello snodarsi, e nello snodo, ecco, del rapporto empatico che pian piano si innescherà. Questi due, per via delle loro amicali, intime confidenze personali che a loro volta genereranno nel loro cuore, nelle loro anime, nelle loro sensibili anime, perfino qualcosa in più, e mi fermo qui, il bacio della donna ragno rimane a nostro avviso un capolavoro, per certi versi assai simile e analogamente speculare al celeberrimo La rosa purpurea del Cairo di Woody Allen. In questa mia video recensione c'è stata qualche battutina, qualche freddura alla Woody. Film che per pura, non purpurea, ma mi riferisco alla rosa purpurea, uscì nello stesso anno, nel 1985. Quindi Babenco non poteva essere accusato di plagio, fu candidato a qualche Oscar anche il film di Woody Allen. Jeff Daniels, in qualche espressione, ricorda Art, meravigliosa però qui, ma sono tutti e tre bravissimi, anzi. Julia in qualche momento è quasi più bravo del candidato all'Oscar, io avrei candidato entrambi, mentre, stranamente, Tim Robbins delle Ali della Libertà non fu candidato, lui il bianco, fu candidato a Morgan Freeman come Best Actor. Mi sembra una bella, ottima recensione, molto centrata, e guardate questo film, o riguardatelo. Se l'avete già visto, finché mi fu consigliato da mio zio, oramai deceduto da parecchi anni, non recentemente come William Hurt, mi donò la sua VHS, da qualche parte starà, nel marasma del nostro meravigliarci, memorabile, no? Qui ancora in casa mia le VHS d'un tempo perduto, tutte accatastate, e da qualche parte starà. Leggo qua tanti film, Vittime di guerra, Non guardarmi, non ti sento, Doppia personalità, vabbè, dove sta? Lo squalo. Ok, questa è la recensione, sta qua. Se vi piace, adesso voglio fare come quelli che. Lasciate un commento, un like. Ok, ciao ciao, buon fine settimana, buona domenica, e sarà domani. Guardate avanti, tanto oramai bisogna guardare avanti, oramai la macchina è mezza distrutta la mia. Ne comprerò una nuova. E i soldi? Ciao.